sono Alessia e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, sarà una daily routine dei miei pappagalli. Lui è uno dei quattro. Mi avete chiesto in realtà una morning routine, però una morning routine veramente sarebbe durata pochissimo e non succede niente di che. Quindi ho pensato di fare un'intera giornata tipica, insomma, dei miei pappagalli. Però prima di lasciarvi devo salutare alcuni di voi che me l'hanno chiesto. Allora, devo salutare Serban Fernando, che mi scrive spesso su Instagram, quindi ciao. Poi devo salutare Flavio, ciao Flavio. E se volete appunto scrivermi, sentitevi liberissimi di farlo, cioè tranquillissimi, mi fa un sacco piacere. Devo salutare Vamp, non ho idea neanche di pronunciarlo, comunque chiunque ti sia, ciao. Poi l'altro giorno vi stavo avvertendo su Instagram, e se non lo fate seguitemi su Instagram, ho insomma il mio profilo personale, il mio di fotografia e anche un profilo dedicato completamente agli animali, e su quel profilo ho pubblicato una storia dove vi stavo dicendo che avrei girato appunto la giornata tipica dei pappagalli e vi ho chiesto se vi sarebbe piaciuto essere salutati di scrivermelo, e quindi mi hanno risposto lì Marco, quindi ciao Marco, Angelo, ciao Angelo, e Arcoma. Non ho idea di come tu ti chiami, non me l'hai scritto, mi hai risposto soltanto a me, mi ha fatto morire. E basta, quindi se volete essere salutati a me fa piacere e me lo lasciate scritto, io poi in un prossimo video, magari se volete essere salutati in un video in particolare me lo dite, oh mio Dio, oppure se volete essere salutati in un video particolare me lo dite, comunque io raccolgo un po' di saluti e poi li faccio. Detto questo, direi di cominciare perché sennò sto parlando un sacco, quindi vi lascio il video. Allora, la mia giornata comincia alle 8, mentre la loro un pochino prima, perché cominciano a cinguettare. La prima cosa che faccio è comunque un attimo andare in bagno, fare le mie cose, però subito dopo vado dai pappagalli e li scopro. Porto fuori mela e kiwi perché adesso li ho separati dagli altri due, quindi da lime e mango. Una volta portati fuori i loro due, vado a prendere invece gli altri due che li ho messi da un'altra parte, un pochino più lontani, perché sennò la sera, insomma, appena sentono un rumore, uno cinguetta, cinguettano tutti e fanno un concertino, uguale la mattina. Quindi li ho divisi così stanno più tranquilli. Una volta messi fuori, li saluto un attimino, o almeno ci provo, insomma. Comunque ho deciso di dividerli per far provare ad accoppiare kiwi e mela, così che loro due non gli dessero fastidio, perché vedevo che ogni volta che kiwi provava ad andare al nido c'era mango che comunque un minimo gli dava fastidio, quindi ho preferito far così e vediamo come vanno, anche perché così il rapporto tra lime e mango sta migliorando comunque. Dopodiché passo subito a cambiare l'acqua, cambiare i semini e a metterli da mangiare, prima a loro due e poi agli altri due. Gabbia che adesso usano mango e lime non è delle migliori, però spero che kiwi e mela, diciamo, si diano da fare il prima possibile, così che posso rimetterli insieme. Le ciotoline di lime e mango non sono stra belle, stra comode per loro, però in realtà mangiano tantissime come al solito. Poi di solito metto anche una spiga di panico, panico, non ho idea, però kiwi e mela ce l'avevano ancora, quindi l'ho aggiunta soltanto a loro. E poi una cosa che faccio tutte le mattine è spazzare, perché tra Zara e le piume, ma la quantità di piume che perdono è allucinante. Poi li lascio fuori e vado a fare le mie cose. Dopodiché arriviamo direttamente al pomeriggio, perché poi ho ricominciato stage, quindi non ci sono. Loro stanno tutta la mattinata fuori a prendere il sole, a canticchiare, e dopo io appunto pomeriggio verso le 6 più o meno li tiro fuori e giocano con me. E guardate i macelli che mi combinano. So che in realtà non è buono che loro si mettano lì a giocare con il cellulare, col vetrino del telefono, però giusto 2 secondi per farvi capire che hanno un'ossessione verso il mio telefono, e poi gliel'ho subito levato, come faccio sempre d'altronde, e non si sono fatti male, stanno bene. Questa è una conseguenza, cioè le cacche in giro, ovunque. Quindi se avete intenzione di prendere un pappagallo, pensate anche a quello.
un'altra condanna per me quando li tiro fuori è che se mi devo mettere un attimo a lavorare al computer o girare un po' su internet mi danno veramente il tormento, perché appunto sono dei grandi curiosoni e il mouse, le dita, la tastiera, oppure io che scrivo e mi bucano tutti i fogli possibili e immaginabili, quindi c'è anche questo insomma. Però io quando devo fare cose diciamo serie tra virgolette e so che mi potrebbero rompere i fogli, ovviamente non li tiro fuori in quel momento o non lo faccio io in quel momento, perché sennò ho buchi ovunque. Poi gli piacerebbe farmi tantissimi piercing, bocca, naso, orecchie, ovunque. Poi ovviamente un'altra cosa che gli piace fare è che appena io mi allontano un attimo, mi alzo, loro mi tornano subito addosso, e quel giorno avevo la salopette, come potete vedere, e gli piace un sacco infilarsi all'interno di qualsiasi cosa. Mango ha anche una piccola ossessione per le mie ciabatte, perché quello di prima era Mango con le ciabatte e dei miei piedi, assurdo. Dopodiché una cosa che faccio praticamente tutte le volte che li tiro fuori, volevo sottolineare, che mi sono dimenticata di dire, è che in questo video, come potete vedere, ho fatto uscire solamente Lime e Mango. Dipende dalle giornate, dipende da quanto tempo ho. Se ho tanto tempo faccio uscire tutti e quattro, se no magari una volta faccio uscire soltanto kiwi e mela, o solo kiwi, o solo mango, o solo lime. Dipende un po' dalla giornata e dalla quantità di cose che ho da fare, insomma, perché comunque gli devo star dietro, non li posso lasciare da soli così. Comunque una cosa che faccio ogni volta che li libero o ne libero uno è fargli fare il bagnetto, perché mi piace, perché piace a loro. Poi ovviamente c'è il post bagnetto, che puzzano parecchio, perché sai, si dice un sacco della puzza di cane bagnato, però pure i pappagalli, ve lo assicuro, puzzano. Però sono carini, che si mettono lì e poi si spennucchiano tutti, si asciugano, sono comunque adorabili. Dopodiché arriva il duro momento di farli tornare in gabbia. Allora, con kiwi facilissimo, perché si fa prendere e lo metto in gabbia e non si lamenta. Uguale lime. Mela invece devo gli rimetto da mangiare, gli faccio vedere che ho da mangiare e quando lei ha fame rientra da sola in gabbia. Mentre per mango, che si fa prendere, che è questo qui che vedete, gli sto insegnando con i semini a entrare, quindi lo convinco appunto con i semini, sperando che non mi mozzica, perché quando lui sta all'interno della gabbia ha questa forte tentazione di mozzicarmi, mentre quando sta all'esterno no. Comunque ci sto riuscendo. Poi ogni volta che comunque li metto dentro, un minimo si agitano, del tipo dai ti prego fammi uscire perché mi hai messo dentro eccetera. Se fosse per loro starebbero sempre sempre fuori, ma non si può. E dopo di questo li riporto fuori, perché comunque, soprattutto adesso che so le lunghe giornate, li lascio fuori il più tempo possibile. Poi do anche il semino a kiwi in questo caso, mela si allontana, se no lo darei anche a lei ovviamente. E poi ripulisco, perché dopo una giornata comunque si è di nuovo risporcato. Poi semplicemente li riporto dentro dopo cena e così finisce la loro giornata. Adesso con Kiwi qui vicino a me vi salutiamo e vi ricordiamo di seguirci su Instagram, vero? A loro e agli altri tre pestiferi. In più a Zara, e anche un nuovo arrivo sta arrivando, lo dico nel video scorso, quindi se ve lo siete persi
lo trovate insomma sia nell'info box che qua sulle i delle schede. Speriamo che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bellissimo pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Io e Kiwi vi mandiamo un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Buona vita, ciao!